Matteo Renzi detta le condizioni ai possibili alleati in vista delle elezioni comunali del 2024 a Firenze. Lo fa alla festa d'Italia Viva al Mandela Forum. È evidente che io non andrò mai con la destra a Firenze, ma se ci saranno espressioni civiche vedremo quel che ne sarà. Messaggio chiaro per il PD, che pungola più volte ricordando che l'accordo si fa sulle questioni centrali, a cominciare dal potenziamento del Vespucci. Sono 15 anni che il PD dice che l'aeroporto va fatto. Vorrei capire, caro PD, se qualcuno ha cambiato idea. Poi c'è il tema del sociale, noi siamo i più credibili. Poi la domanda è: chi lo fa il sindaco? Ai nostri tempi si faceva le primarie, se non ci vogliono in maggioranza, benissimo, ci sarà l'effetto che non saranno più in maggioranza neanche loro. Noi siamo disponibili a parlare partendo dai contenuti. Se passa la sfida dei pisani, ovvero no a Italia Viva perché ci fa perdere, allora perderanno. L'occasione è ghiotta anche per tornare a criticare il suo ex delfino Dario Nardella sul restyling dell'Artemio Franchi. Renzi ha ripetuto che lo stadio non si fa coi soldi pubblici, alludendo allo stop ai 55 milioni di euro per i lavori nell'arena del quartiere stoppati dalla Unione Europea. E sull'impianto temporaneo al Padovani, lo stadio del rugby che potrebbe ospitare la Fiorentina durante i lavori al Franchi, noi non lo votiamo, ha annunciato. Noi pensiamo che i soldi del PNRR debbano andare alle case popolari. E infine, non sono mancate critiche anche al governo Meloni. Mancano 30 miliardi, non hanno nemmeno gli occhi per piangere. Allora, invece che fare tante promesse e giratine e show, come quelle che sta facendo la Meloni, si concentrino su una cosa: abbassino le tasse. Tutte le volte la destra le tasse le abbassa solo in campagna elettorale, a parole.